Buongiorno, sono le 17 in questo momento e oggi, come si vede, di nuvole non c'è una benedetta mazza. Perlomeno c'erano, ma hanno pensato bene di distruggerle, oltre a chissà cos'altro fare, perché quella lì non è roba naturale. Però non possiamo farci niente. Possiamo prendere coscienza di come si crepa. Come si vede, il sole è schermato anche oggi, non è libero come gli altri giorni che c'erano quelle belle nuvole, ti ricordi? Ne guardi i miei video. Ci sono alcune nuvole che sono distrutte temporalmente, temporali distrutti che venivano dal Vicentino. E invece tanto hanno fatto con della roba artificiale, che non posso dire cos'è. Meno di un'ora fa è venuto a piovere un pochino anche, ma proprio due gocce, probabilmente doveva fare dei temporali in giro e sono stati distrutti. E quindi l'umidità è boia, ci sono 32 gradi, ma c'è un'umidità di almeno il 60%. Cioè, praticamente oltre alle nuvole distrutte, quelle lì, quei cumuli di nuvole dietro, si vede una coltre bianca di roba chimica, che questa non è naturale, anche se ti dicono che è naturale, non lo è. Anche se i meteorologi dicono che se tu vai sopra i 2200 metri vedi che al di sopra c'è, le nuvole sono bellissime, e sotto vedi un tappeto chimico schifoso come vediamo qua adesso. Luce non ce n'è abbastanza per il pannello, ma comunque un po' è abbastanza, cioè un po' ce la fa a caricare e basta, non c'è altro, se no che c'è umido. Ho evitato di uscire oggi proprio perché c'è un'umidità boia, e poi a parte che hanno dato allerta temporali, quindi è un attimo che venga su qualcosa tra fulmini temporali, ma ripeto, li hanno distrutti, dissolti tutti. Vedi? Sopra, dietro quei cumuli qua, distrutti, c'è la roba chimica che distrugge questa qua. Le nuvole normali. Credici o non credici, non mi interessa. Basta guardare il cielo con i propri occhi. O se no, guardi, chiami qualcuno che è a 2200 metri sul vado e dice: mandami una foto di cosa vedi giù. E vedi se ho torto o ragione. Anyway, un saluto, questo è quanto.